Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo su Red Dead Redemption, come avete letto da titolo, per un glitch dei soldi, chiamiamolo glitch ma secondo me non è un glitch. Dovete venire in questa localizzazione della mappa, ragazzi, dove c'è questo piccolo fiumiciattolo, troverete un ranch. Comunque avete visto bene la localizzazione, poco al di sopra di West Elizabeth, e vedete bene la localizzazione, qui c'è West Elizabeth e poco sopra c'è questo piccolo ranch dove c'è il fiume, insomma il Little Creek River. E in questa localizzazione, ragazzi, potrete trovare questo ranch. Allora, in che cosa consiste il glitch? Il glitch, ragazzi, come ho già detto, secondo me non è neanche un glitch, credo sia un bug del gioco, alla fine non credo lo facceranno mai, però è come le rapine ai negozi su GTA, né più né meno, ragazzi, solo che qui non dovete rapinare un cazzo, dovete semplicemente raccogliere degli oggetti. Lo hanno portato svariate persone, ho detto vabbè, lo porto anche io per la community italiana, non so se qualcun altro l'ha già fatto, però sti cazzi, ve lo porto, ragazzi. Allora, come ho già detto, dovete entrare in questo ranch e dovete frugare, ragazzi, o fregare come volete voi, in questo ranch dovete frugare nei vari posti per raccogliere vari oggetti, ragazzi. Allora, una cosa che vi voglio dire, siccome in questo momento stanno facendo in parecchi questa cosa, questo luogo ha molto afflusso. Io in questo momento mi sono trovato che non c'era nessuno, quindi c'ero solo io, e mi è andata bene, però in altri momenti potreste trovare molto afflusso in questa zona. E avendo molto afflusso potreste trovare il giocatore tranquillo che si fa i cazzi suoi e continua a farsi i cazzi suoi anche se voi vi fate i cazzi vostri, insomma, tranquillamente. E potrete trovare lo stronzo, come l'ho trovato io, che si barrica dentro la casa e aspetta che arrivino gli altri giocatori per killarli, che secondo me è un'inutilità, perché comunque non mi sembra che ci sia rateo su Red Dead Redemption, non credo, però alla fine sti cazzi. Abbiamo già i primi coglioni che rompono il cazzo, però in linea di massima, insomma, come si dice, il gioco è fatto per uccidere altri giocatori, per essere killati e killare, e quindi automaticamente ce lo possiamo anche tranquillamente aspettare, ragazzi, quindi aspettatevi di tutto quando arrivate in questo luogo. Allora, la stessa cosa, ragazzi, potete farlo anche con altri luoghi, quindi non è necessariamente questo luogo, magari un luogo dove trovate parecchia roba che voi conoscete, trovate parecchia robetta, basterà che fate questa cosa che io adesso vi farò vedere e troverete sempre la stessa roba in quel luogo, magari un luogo che conoscete voi e che altra gente non conosce. Questo, come ho già detto, io l'ho riportato in video perché l'ho visto in un video, e quindi automaticamente mezza community sa che in questo punto ci sono delle cose e viene a cercarle in questo punto. Se invece voi conoscete qualche altro luogo, buon per voi. Anzi, ditemelo pure a me, così magari mi risparmio tante rotture dei coglioni.
e andate a recuperare le cose. Come avete visto, ragazzi, io sono venuto qui, insomma, in tutto il ranch, in tutta la stanza, a recuperare vari oggetti. Una volta che abbiamo fatto questo, ragazzi, l'unica cosa che dovremmo fare è andare a riavviare una nuova free room. Come si fa a riavviare una nuova free room? Allora, come ho già detto, è una cazzata, anche perché comunque, come ho visto, oggi hanno aperto la beta per tutti, e quindi, insomma, chi non lo sa adesso lo vedrà nel video come avviare una nuova free room nel gioco. Comunque, come ho già detto, prendete tutto quello che trovate nella casa, sia che sia un tonico, che sia un pezzo di pane, che sia, io adesso ho detto un pezzo di pane, però quello che cazzo sia, insomma, qualunque cosa voi troviate in casa, prendetela. Io in questo caso, ragazzi, ho trovato un orologio con un'altra cazzatella, però insomma, quando accumulate e poi andate dal ricettatore, potrete rivendere questi oggetti e guadagnare dei soldi, insomma. Quindi, una volta preso tutto, abbiamo una nuova free room. Andiamo in online, andiamo in free room, e ci dirà che se non è, diciamo, se non si è salvato il tutto, ragazzi, perderemo tutto quello che avremo e cazzate varie. Avviata una nuova free room, ragazzi, come avete appena visto, siamo spawnati nuovamente vicino al ranch. Io, ragazzi, come vi ho detto, mi sono trovato anche con altri giocatori, quindi potreste incontrare altri giocatori. E una volta che siete spawnati nuovamente vicino al ranch, spawnerete qui o un po' più lontano, insomma, vedete voi dove cazzo spawnate. Come vedete, c'è anche altra gente in mappa sul radar che sta facendo la stessa cosa che sto facendo io. Quindi, quando siete nuovamente spawnati, ritornate nella casa e troverete nuovamente tutte le cose che avevate preso prima. Non so se Rockstar patcherà questa cosa, anche perché se patcherà questa cosa dovrebbe patchare tutto quello che è, diciamo, nell'online. Però saremo a vedere, ragazzi, anche perché siamo in una versione beta, quindi magari può essere un errore, come può essere una cosa voluta da Rockstar e tant'altro, insomma. Quindi l'unica cosa che dovrete fare è rientrare nella casa. Come vedete, qui ci sono altri tre giocatori, ragazzi, tre o quattro giocatori che sono qui e che stanno facendo la stessa cosa. E niente, il glitch è questo, ragazzi. Per ora ancora non c'è nessun glitch di duplicazione, non so se si potrà fare duplicazione o meno, anche perché qui c'è un metodo diverso, ragazzi. Ci sono le pepite e i soldi, quindi sono due metodi di valuta molto differenti, insomma. Sì, ok, possiamo comprare coi soldi, però comunque quando arriviamo a un tot di pepite che ci dà l'uno di pepite, potremo comprare altre cose. Poi quello lì imparerete anche voi a vederlo nell'online. Come vedete, ragazzi, ci sono le cose che sono respawnate e noi andremo a riprendere nuovamente quello che è respawnato. Non si può fare una sessione sola in video perché il momento ancora non esiste, abbiamo solamente la free room e quindi dovrete farlo con altri giocatori. Come vedete, io qui ho altri giocatori, però nessuno mi sta rompendo le palle e quindi di conseguenza va bene così, ragazzi. Detto questo, spero che il video vi sia utile, spero che riusciate a raccimolare qualche soldino. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao belli! Yeah.
machine.